Allora, continuiamo a parlare di un fenomeno che continua a preoccupare. Sto parlando delle gang giovanili, le cosiddette baby gang, violenza, rapine, aggressioni, furti, giovani tendenzialmente minori, italiani o stranieri a seconda di seconda generazione, che provengono da situazioni di disagio sociale ed economico, ma non soltanto. Ne parliamo con Simone Matteo Russo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, psicoterapeuta e membro dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gioco d'Azzardo Patologico e Cyberbullismo. In collegamento da Milano, Don Claudio Burgio. Buongiorno Don Claudio, bentornato. Cappellano. Grazie. Dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria. Allora, dottor Russo, il fenomeno delle gang non è nuovo, negli anni però cambia, insomma, ed è veramente un'emergenza. Noi abbiamo ripreso un'inchiesta che è stata fatta dal giornalista Giuliano Foschini su Repubblica, che le definisce proprio la nuova grande emergenza criminale italiana. Allora, siccome ultimamente abbiamo sentito parlare anche di giovani, noi abbiamo parlato di situazioni di disagio, ma in realtà non è sempre così, no? Perché mi viene in mente Pescara, i fatti di Pescara erano ragazzi comunque di buona famiglia, venivano non da una situazione di disagio. Di fronte a che tipo di emergenza siamo e chi sono questi ragazzi delle gang? Allora, diciamo, baby gang è un termine giornalistico che racchiude fenomeni differenziati che stanno cambiando nel corso del tempo. Quindi all'inizio degli anni 2000, per esempio, erano organizzazioni molto più strutturate, molto più legate al territorio, legate per esempio all'etnia. Quindi per esempio a Milano c'è stato il fenomeno dei latinos, che adesso però è in via di estinzione. Quindi questo rapporto col territorio, con l'etnia, col fatto di difendere il proprio quartiere rispetto all'invasione di un'altra gang di un altro quartiere rivale, questo sta venendo sempre meno, mentre invece si sta diversificando, il fenomeno è multietnico adesso e nemmeno la condizione socio-economica disagiata rappresenta un comune denominatore. Esatto, perché? Quello che in realtà potremmo definire un elemento che accomuna tutti questi ragazzi è il vuoto, la noia, il senso di inutilità. E un vuoto esistenziale in cui intorno c'è un vuoto familiare, un vuoto sociale, di contesti di aggregazione che mancano, i contenitori sociali di oggi sono, diciamo così, non tengono più insieme, il collante sociale viene meno e questi ragazzi cercano e trovano un senso di appartenenza dove c'è, quindi nella strada o in rete. No, è molto preoccupante, insomma, quello che ci dice. Però prima di venire da lei, Don Claudio, vorrei farvi vedere il servizio del nostro Edoardo Lucarelli. È una mamma di un ragazzo tredicenne, fa veramente venire i brividi il racconto di questa donna. Suo figlio picchiato senza motivo da una gang di giovanissimi a Milano, è successo due volte, l'ultima a maggio. Vediamo l'intervista, ascoltiamo con attenzione l'intervista che le ha fatto Edoardo Lucarelli e poi la commentiamo insieme. Tu abiti qui a Milano nel quartiere City Life, ci sono state aggressioni? Sì, l'ultima che è successa a mio figlio a maggio. Mio figlio scendeva dalla casa di un compagno di classe verso le 10 di sera ed è stato circondato da un gruppo di ragazzi, erano una ventina, e quattro di questi, senza motivo, hanno iniziato ad aggredirlo. Avevano anche un coltellino, l'hanno malmenato, preso a calci e pugni in testa e in faccia. Tutto questo senza alcun motivo? No, non li conosceva neanche. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 13 anni. E questi ragazzi? Sono quasi coetanei, ti direi dai 13 ai 15 anni. Che cosa ha riportato? 2 settimane di prognosi, era tutto viola, pieno di cicatrici sul viso e una ferita di 10 cm sulla schiena, perché lanciandolo contro una transenna. Che cosa gli hanno portato via? In questo episodio no, mentre mesi prima l'avevano derubato. In City Life gli avevano portato via la giacca e i guanti ed altri ragazzi, perché non solo a lui, altri effetti personali come il borsello e il portafoglio. Come sta adesso tuo figlio? Il mio figlio non gira in questa zona. Se deve andare da un compagno, viene accompagnato, sia perché noi siamo angosciati. Emotivamente sicuramente non è stato facile reagire.
Don Claudio, vengo da lei. Allora, io da donna, da madre, da giornalista, ascoltare queste parole mi fanno veramente venire i brividi, fanno paura, senza motivo, senza un motivo preciso. Ma di fronte a cosa siamo? Lei, di giovani che perdono la strada, ne incontra moltissimi. C'è un vuoto, lo diceva prima il dottor Russo, c'è un vuoto affettivo, un vuoto, ma di fronte a che tipo di degrado siamo? Ma proprio un degrado di modo di vivere, di essere? Sì, perché questi sono ragazzi sempre più analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, non sono empatici, non sentono il dolore per l'altro, quindi agiscono come predatori, agiscono per affermare e ostentare una sicurezza che non hanno in realtà. E quindi sono ragazzi in realtà molto fragili, che vivono anche l'idea di rapinare, di ostentare la loro forza proprio nei centri urbani più importanti. City life è il segno della ricchezza, è il segno di un eccesso, insomma, di bene, no? Di ben avere soprattutto. E questi sono ragazzi quindi che diventano predatori per affermare, certo, anche il fatto di esistere. Però Don Claudio, nella sua esperienza, lei di ragazzi, appunto l'abbiamo detto, ne accoglie tantissimo nella sua associazione Kairos, qual è il momento in cui lei riesce a riempire quel vuoto emotivo? Perché sarà successo ovviamente, questi ragazzi molto spesso non hanno mai avuto nessuno che li ha aiutati a capire quale fosse la strada dei loro sentimenti. Accade quando prendono finalmente confidenza col talento che sono, perché questi ragazzi vivono di eccessi, sono incoscienti quando li incontro all'inizio, soprattutto in carcere. Poi però è importante valorizzare le loro capacità, il loro talento. Quando un ragazzo si sente una persona stimata, prende fiducia nelle proprie potenzialità di bene, allora effettivamente inizia un cammino e anche, certo, ha la possibilità di ritrovare pienamente se stesso. Dottor Russo, però la domanda che ci poniamo noi tutti, no, è che nessuno è immune da questa situazione, perché appunto l'ha detto prima, è molto cambiato da 10 anni a questa parte. Se prima si pensava che fossero delle situazioni degradate, oggi non è più così. Il vuoto emotivo, che è qualcosa che è rappresentativo della nostra società, insomma, come riusciamo noi genitori, perché mi metto dalla parte, certo, di un genitore, a dare la strada giusta ai nostri ragazzi, ad aiutarli a non perdersi? Sì, è un vuoto emotivo che viene tamponato spesso da una rete sociale che viene a mancare, una rete virtuale che tampona questo disagio e si sostituisce alle funzioni di accudimento della famiglia. Questo è un aspetto spesso poco indagato, quindi anche il training continuo digitale a cui siamo tutti sottoposti nei più giovani, certo, influisce su quella mancanza di strutturazione delle competenze empatiche di cui parlava Don Burgio. Quindi parlare di più con i nostri ragazzi e stare meno su questi oggetti. Alessandro, grazie. Don Burgio, scusami Alessandro, volevo salutare i nostri ospiti, è che l'argomento prende molto. Grazie Don Burgio, collegato da Milano, grazie Dottor Russo. Grazie.